Sfera sul TG1. L'edizione delle 13.30 di lunedì 13 agosto ha sollevato un bel po' di polemiche per via del gesto estremo della giornalista Marina Nalesso. Non è la prima volta che la Nalesso viene presa di mira, sempre per la stessa ragione. Il modo in cui si è mostrata non è piaciuto ai telespettatori, che non hanno potuto fare a meno di criticarla pesantemente. Ma cosa ha fatto? Per chi non avesse visto il TG, vi spieghiamo cosa è successo. La Nalesso si è presentata davanti alle telecamere con un vistoso crocifisso al collo. La reazione del pubblico è stata immediata. I telespettatori agnostici o di altre religioni non hanno gradito quell'ostentazione di fede, ed è successo il caos. Non è la prima volta che lo fa. Era già successo nel 2016. Anche allora si scatenarono polemiche. In difesa della giornalista, però, è arrivata Famiglia Cristiana, che ha attaccato i talebani del laicismo, e i radicali che, via Twitter, facevano notare come fosse un TG di una TV pubblica e laica, non un TG Vaticano. C'è da dire che siamo in Italia, e non in Norvegia, dove ai giornalisti è espressamente vietato esporre segni religiosi di alcun tipo. Però il rosario che la Nalesso aveva al collo è sembrato a tutti un po' eccessivo. La religione deve essere un fatto privato, ha scritto un utente in rete. Mentre su Twitter l'ex consigliere PD a Torino e sostenitore dell'Unione Atei Razionalisti Silvio Viale ha scritto: anche oggi al TG1 l'arroganza di un rosario al collo della conduttrice. È il TG di una TV pubblica e laica, non il TG Vaticano. Punto. La Nalesso ha spiegato a Fanpage di aver messo il rosario al collo per fede e per dare una testimonianza, anche se non può dire altro perché a noi giornalisti Rai non è permesso rilasciare interviste senza l'autorizzazione dell'azienda. Ma cosa è giusto e cosa è sbagliato? Gli articoli 7 e 8 della Costituzione riconoscono lo Stato italiano come una repubblica democratica laica e aconfessionale, come dire che in Italia una religione ufficiale non c'è. Però è garantito il pluralismo religioso. Punto. Cioè ognuno può professare la religione che desidera e non c'è discriminazione tra i culti. In pratica significa che la RAI nessuno può vietare alla Nalesso di indossare crocifissi o rosario quando conduce il telegiornale. È un fatto privato, e anche, probabilmente, di buon senso? E voi cosa dite? Ha esagerato? Ha fatto bene? Il dibattito è apertissimo, attendiamo commenti.